con voi un nuovo video. In questo video volevo farvi vedere i miei regali di Natale, che tanti di voi mi hanno chiesto, e poi comunque è sempre un video che mi piace tantissimo vedere, quindi ho deciso di farlo anch'io. Quest'anno sarò stata brava, perché ho ricevuto veramente un sacco di regali, soprattutto da, oltre dai familiari, dai parenti, da Pietro, anche comunque da conoscenti, da amici, quindi ne ho ricevuti veramente tantissimi. E partiamo subito da alcuni e poi lascio per ultimo quelli, diciamo, in top 10. Mia zia, gentilissima, visto che sa che c'è il cambio casa, mi ha regalato da casa nuova una pentola, che è esattamente questa, quella per cuocere comunque anche la pasta, che è in, c'è scritto che è in antiaderente 5 strati e va bene anche per i fuochi a induzione, perché io avrò il fuoco a induzione. Si sa che di pentole non se ne ha mai abbastanza, quindi utilissima questa cosa. Un'altra conoscente, che poi è la zia del ragazzo della cugina di Pietro, vabbè, mi ha fatto un regalo utilissimo. Mi ha regalato questo set di 6 farine diverse, perché c'è la farina di quinoa, la farina di mandorle, la farina di cocco. Qua dietro abbiamo la farina di riso, la farina di ceci e la farina di lenticchie. L'ha presa proprio da in un posto dove fanno le farine, e quindi era carino il pensiero. Oltretutto sa che faccio sempre cose alternative usando farine alternative, quindi secondo me non c'è regalo più azzeccato di questo. Mia cugina mi ha regalato questo bel pigiama di Yamamai, molto in spugna, molto molto invernale. Come vedete è bello largo, con i pompon, e ha comunque il sotto non felpato come il sopra, però comunque tiene veramente molto molto caldo, e sono veramente felicissima perché i pigiami belli caldi e morbidosi sono sempre la mia passione. Una delle mie più care amiche mi ha regalato, è stata a Miami, è andata da Victoria's Secret e mi ha regalato questa culotte molto molto sexy, molto sensuale, e insieme mi ha regalato anche questo fragrance, è un profumo di una fragranza di profumo di Victoria's Secret. Oltretutto è veramente buonissima, e vedete che ne manca già un po', perché da quando mi è arrivata, che abbiamo fatto lo scambio regali giovedì, lo sto utilizzando tutti i giorni, mi piace tantissimo. Comunque dura abbastanza, non ha una fragranza troppo forte che quindi potrebbe dar fastidio, quindi ottimo. Mia cuginetta mi ha regalato un set di tazze, che vedete qua, che è una più grande e una più piccolina, molto molto carine, soprattutto perché le tazze sono sempre utili. E non vedete in questo video, ma i miei mi hanno regalato le tazze della Maison du Monde, sia quelle già impignate una sopra l'altra, non so se l'avete mai viste, quelle per il caffè e anche quelle per comunque bere ad esempio il tè, molto comode perché al posto, cioè, sono già impigliate tra loro, quindi occupano meno spazio. Sono veramente molto contenta di questo regalo. Mio zio invece mi ha regalato un maglione largo, perché vedete, sono quelli proprio larghi larghi, anche se la taglia è piccola, perché fondamentalmente è una M, tre quarti, da mettere comunque con i leggings, con un jeans, molto carino, soprattutto nero, perché sapete che io amo il nero, quindi mi vesto quasi sempre di nero. Un'altra mia zia, sapendo la mia estrema passione per Amazon, mi ha regalato un buono, che non so sinceramente di quant'è, ma fa sempre comodo, e i buoni di Amazon sono tra i miei preferiti, perché bene o male, comprando il mondo su Amazon, compro veramente tutto, sono veramente utili. I miei mi hanno regalato un maglione molto alternativo, dalla fantasia sempre nero, in cashmere, con questi decorini qua, con questi, tutti questi animaletti, molto invernale, carino, bello bello caldo, perché infatti tengono un sacco caldo, e ho già altri maglioni di questo marchio che mi hanno appunto preso, mi trovo benissimo. Un po' particolare come fantasia, però anche loro mi hanno detto giustamente, visto che ha tante cose nere e utilizzi il nero, cambiamo un po', mettiamo qualcosa di un po' più carino e invernale. Sempre miei mi hanno regalato un po' di calze, mi hanno regalato queste calze con questa fantasia delle farfalline di Calzedonia. Poi mi hanno regalato quest'altra fantasia sempre di Calzedonia, perché oltretutto io le calze di Calzedonia le metto da una vita, e quindi ogni anno bene o male le compro. Quest'anno c'è stato ovviamente il boom e sta andando tantissimo, però bene o male ogni anno io le acquisto sempre quelle colorate. Poi questa fantasia qua con questi pallini, e infine quelli che arrivano praticamente sopra, quasi sopra il ginocchio, non quasi, sopra il ginocchio, con questo effetto borchiato. Sono super super calde e utili, perché si possono mettere o sotto i pantaloni o sopra i pantacollanti, insomma a seconda delle esigenze sono veramente comodi. Poi sempre nel pacco di miei c'era anche una magliettina, questa, molto semplice, della Hollister, blu, normale, tranquilla, da mettere o sotto i maglioni o comunque d'estate. Mi piaceva, la volevo, gliel'ho chiesta io, quindi sono andata a botta sicura. Sempre mia mamma mi ha regalato anche queste fantastiche babbucce da casa, perché sa che io ogni anno poi le disfo, così belle calde, mi piacciono tantissimo. Una
Scusate, un'altra mia amica mi ha regalato un kit per capelli con crema, shampoo e olio che ho già usato, quindi sono già in bagno, non ve li faccio. In questo video vedrete anche degli autoregali e questo è uno di questi. Ho comprato dalla Maison du Monde questa tazza, utilissima perché anche questo beccuccio in silicone, che voi chiudete la tazza e poi potete comunque berci da sopra. Utile soprattutto la sera che io faccio le tisane, di solito voi sapete che andando a letto si raffreddano. Invece utilizzando questo sistema la tisana non si raffredda, la potete anche bere più tardi, comodissimo, è quello che volevo io. E poi ho preso anche questo appendino dove possiamo mettere comunque tutte le collane da appendere nell'armadio, nella cabina armadio. Mi piaceva tanto e volevo una cosa un po' più ordinata, quindi ho scelto questo. Come altro autoregalo vedrete un'altra cosa divertente. Mi viene da ridere, le tengo così perché mi sono anche autoregalata le tisane nuove del marchio che io preferisco e amo follemente, Regina dei Fiori. Ho preso questa, limone e zenzero. Io questo marchio mi fa impazzire, le acquisto sempre e sono veramente buonissime. Melissa e camomilla, oltretutto non costano pochissimo, però secondo me valgono tutti i soldi che vengono acquistate, quindi vaniglia e melograno. No, tè nero alla vaniglia e melograno. E poi hanno anche dei nomi carini, qui c'è scritto tè del giardino segreto, quella di prima bella addormentata, quindi anche hanno dei nomi anche carini, tè verde, Yong e Sun, non so cosa sia, non so né cosa sia né chi sia, quindi non so di indirizzarmi su questa cosa. Poi il tè Early Grey al bergamotto e caramello, il bello è che il nome è tè delle 5 e mezza, che è questo. E infine l'altra nuova che mi sono presa è tè classico, orange pecoe, non so come si pronunci. Oltretutto non sono facili da trovarle, quindi le ho acquistate sul loro sito e avendo comunque 10 euro di spese di spedizione ho pensato di comprarle subito in una volta sola tutte, tanto le finisco in tanto tempo e quindi piuttosto che fare a step. Questo è l'autoregalo mio per eccellenza, che è questo. Mi sono comprata il mini Bose. Appunto della Bose, dove si può ascoltare la musica in Bluetooth. Mi piaceva tantissimo, oltretutto l'ho comprato al Black Friday, quindi l'ho pagato tipo il 25% in meno, quindi al posto di, oddio, un flash, al posto di 200 euro l'ho pagato 160 se non erro, comunque l'ho pagato molto meno, lo volevo da un po', quindi lo seguivo, diciamo, l'evoluzione, stavo aspettando il 25 di novembre appunto per comprarlo perché ho fatto veramente degli ottimi acquisti e alcuni appunto li ho messi sotto l'albero, un altro ve lo faccio vedere. E ho comprato anche il Dyson, l'aspirapolvere, tutto sul sito Unieuro, che appunto aveva il 25% di sconto più qualcosa era già scontato, quindi ho fatto veramente un affare. Pietro mi ha fatto 3 regali. Due ce li ho e uno è in prenotazione, quindi intanto ve ne faccio vedere uno. Mi ha regalato, che era da un po' che volevo, perché io già ce li ho, solamente che mi sono stretti perché ormai crescendo la mano è anche cambiata, soprattutto per via delle unghie, e quindi ho acquistato un altro paio di guanti in pelle con qua il finto pelo e questo gancino come dettaglio. Mi piacciono tantissimo, oltretutto questi guanti tengono veramente molto molto caldo e io avevo già lo stesso modello però solo nero senza l'aggancino, quindi ed è un po' piccolino, quindi mi piace appunto averne due, cosa meno anche a secondo, sembra stupido, però anche a secondo soprattutto della lunghezza dell'unghia oppure a secondo anche di quanto si è ingrossato o meno la mano in quel momento, perché a me capita spesso che si ingrossi, può essere utile utilizzare uno o l'altro, poi mi piacevano tutte e due. La cugina di Pietro mi ha regalato il Clarisoni, il mio, perché io avevo già quello della Imetec che è morto, è deceduto, non so come mai, perché anche cambiando le pile non ha smesso di vivere, anche perché avevo un po' di tempo. Allora mi avevano chiesto cosa mi sarebbe piaciuto per Natale, io ho chiesto una serie di scelte e loro tra tutte le mie scelte mi hanno preso questo. Sono molto contenta, so che comunque è un ottimo prodotto, non vedo assolutamente l'ora di utilizzarlo più spesso, devo capire solo per via della spugnetta, perché a quanto ho capito questa non è per pelli sensibili e quindi dovrei fare appunto l'acquisto per pelle sensibili. Il fratello di Pietro con la sua ragazza, sapendo che io amo le tisane, mi ha fatto anche loro una scorpacciata di tisane. Mi hanno preso il principe azzurro, ginseng e liquirizia, che è questa, ve li faccio vedere sempre di lato, che mi piace anche tantissimo questa e ce l'ho a casa. Poi la tisana alla caia ed estratto naturale di goji, questa. Poi c'è sempre melissa e camomilla, perché è tra le mie preferite, quindi sanno che io la bevo ovunque. Questa che però sinceramente non mi piace per nulla, non so perché, infusi di frutti e spezie alla mela e alla cannella,
che onestamente la mela mi piace, la cannella idem, ma l'infuso non mi piace per niente. Poi mi hanno preso foglie di mora ortica, che anche questa non l'ho mai assaggiata, non mi ispira molto, però mai dire mai. E infine mi hanno preso frutti e bacche, infuso di frutti e bacche, ribes e sambuco. Infatti quando ho aperto il regalo mi è venuto da ridere, perché devo essere onesta, adesso ho 9 pezzi di tisane, e al suo interno c'era anche questa mega tazza, che quindi direi che come tazze sono anche ben a posto, quindi potrei buttare via anche quelle che ho a casa leggermente sbeccate, perché sono strapiena di tazze. Vi faccio vedere gli ultimi due regali, che sono quelli in top 10. Questo è un autoregalo che mi sono fatta, perché io ho gli Ugg, che conoscerete benissimo, solamente che ormai hanno 9 anni e ho furia di utilizzarli soprattutto in montagna con fango e neve, si era scolorito tutto il colore. Sappiamo che in teoria non andavano utilizzati, però per me erano comodi come dopo sci, quindi ho deciso di acquistare un altro marchio, perché ero un po' stufa di vedere gli Ugg. Si chiama Australia Lux Collection, e oltretutto avevo cercato su internet e a quanto pare era un buon marchio, ma anche a livello qualitativo, e li ho già messi due volte. E ho preso questo paio qua nero, che preferivo 100.000 volte, con qua questo il pelo qua che si vede e il bottoncino. Molto carini anche questi, tengono comunque caldo, bisogna vedere un attimino, perché comunque gli Ugg sono molto delicati come scarpe, perché bisogna non metterli quando nevica, quando piove. È vero anche che appunto sono delicati, però io dico, ok, è vero che sono stati fatti in Australia, hanno un'altra spiegazione, eccetera eccetera. Però se non si mettono adesso, che comunque fa freddo quando si mettono, quindi io non bado sinceramente molto, soprattutto se io li metto a lavoro, non è che poi se devo fare un lavoro in fabbrica o no, cavolo, ho le scarpe, ho gli Ugg, ho questi, non posso farlo. E quindi comunque già ci sono andata nella polvere e vabbè, fa niente, cioè le scarpe servono per essere usate, se devono essere lasciate lì in bellezza, cosa servono? Gli ultimi due sarebbero dei regali di Pietro, di cui uno è uno scialle che ho dovuto prenotare, perché lo scialle che volevo io non c'era, quindi penso che vi farò vedere una foto. E l'altro è un prodotto che io già ho, solamente che il mio ha perso di cioè ha dei piccoli problemi ormai dopo un po' di anni, e poi ero convinta di cambiarlo. Mi sono follemente innamorata di questo prodotto, secondo me anche per il fatto che hanno fatto un'ottima pubblicità, un'ottima strategia di marketing per i fessi. Io ci sono cascata in pieno, perché mi è piaciuto tantissimo, ve lo faccio vedere. Ok, ce l'abbiamo fatta a tirarlo su ed è questo, esattamente sì, ho cambiato estrattore, ho preso questo fantastico succo vivo che dice che fa 25 milioni di cose, ideale per, aspetta che stavo leggendo in inglese, no facciamo in italiano, filtro, vabbè, ci sono una serie di filtri, ideali per succhi, sorbetti, salse e creme vegetali. Staremo a vedere, mi ispira tantissimo l'idea dei sorbetti, delle salse e delle creme vegetali, e vediamo un pochettino se estrae meglio dell'altro, perché l'altro, a furia di estrarre le robe fibrose, secondo me si è rotto qualcosa, e estrae lo stesso, però rimane troppo incassata dentro la roba, ma veramente tantissimo, e fa sempre un casino, faccio sempre fatica. E quindi ho detto, ciao, proviamone a cambiarlo. E giustamente Pietro ha ascoltato, visto che lo scialle che volevo non è ancora arrivato, perché è in prenotazione, sperando che si trovi ancora, perché mi è piaciuto uno scialle in edizione limitata e non sono riuscita ancora a trovarlo. Allora, sapendo che era da un po' che continuavo a guardare i video di questi, dicevo, ma mi incuriosisce, all'ultimo, cioè tipo venerdì, sapendo, no anzi a quanto ho capito sabato mattina, sapendo che lo scialle appunto non era arrivato e non avendomi fatto regali a parte appunto i guanti che avete visto prima, è andato a farmi una sorpresa, tant'è che quando l'ho visto l'ho tirato fuori, l'ho tirato su per spacchettare, ho detto, ma pesa, ma cos'è? Quando l'ho aperto ho fatto, che figo, grazie amore, perché poi io, cioè la cosa bella è che quando mi danno i regali, io ho le facce del regalo, nel senso che quando mi piace, cioè se non mi piace proprio non te lo dico, poi difficilmente, che cioè i gusti delle persone intorno a me mi conoscono, lo sanno, però quelli che proprio sono a sorpresa come questa, io faccio proprio, wow che figo, faccio tutte le facce, quindi tutti scoppiano a ridere, perché si vede lontano un miglio la mia felicità, però io sono contenta, perché comunque apprezzo già tantissimo che una persona mi faccia il regalo. Ancora di più perché le persone intorno a me proprio si sbattono per scegliere il regalo, chiedere cosa sono le cose che mi piacciono, ascoltano se in qualche contesto mi piace qualcosa, e io faccio lo stesso anche quando devo fare i regali.
Quindi sono veramente molto molto contenta. Voi come avete passato il Natale? Tutto a posto? Fatemi sapere qua sotto cosa avete ricevuto, qual è il regalo più bello che avete ricevuto, insomma fatemi sapere un po' il tutto, perché sapete che come al solito, lo dico sempre, sarò ripetitiva, sono super super curiosa anche dei vostri regali, anzi se qualcuno di voi, che so che comunque mi segue, ha dei canali più piccoli e farà anche lei o lui il video dei regali che ha ricevuto, linkatemeli qua sotto perché mi piacciono tantissimo da vedere, sono sempre sempre molto curiosa. Grazie mille per l'attenzione, al prossimo, un grosso bacio, ciao!